Gli angeli, associati alla stessa sostanza eterea e luminosa delle nuvole, spesso nella nostra immaginazione, solcano il cielo a velocità altissime. In effetti gli angeli sono dove devono essere, slegati da concetti terreni di tempo e spazio. Sono cioè in ogni luogo, donando senza riserve il loro aiuto a chi ne ha bisogno. Le creature celesti sono là dove il loro compito le porta, con la stessa magnifica leggerezza del vento, e al vento vengono spesso associate, poiché esse sono il respiro di Dio. La narrazione della creazione nella Bibbia inizia proprio con lo Spirito di Dio, che alitava come vento sopra le acque, il vento come portatore del soffio vitale, il vento come respiro di Dio, il vento come segno della presenza degli angeli. Il vento viene spesso associato al concetto di energia, energia angelica, che viene trasportata e diffusa nel mondo dalle creature celesti. L'energia angelica diffusa dagli angeli è dunque l'energia divina, il soffio di Dio. Gli angeli hanno il compito di diffondere questa energia divina che, come una linfa vitale, ci rinvigorisce e ci dona la forza per affrontare le difficoltà. Ed anche il vento che ci scompiglia i capelli o ci accarezza il viso è segno della presenza degli angeli. Quando un angelo è al nostro fianco, sovente nella stanza in cui ci troviamo, si può notare un cambiamento di temperatura e di pressione. Se prestiamo attenzione, potremo anche percepire un vento leggero che ci avvolge e ci abbraccia. Anche immersi nella natura, è possibile percepire il tocco delle creature angeliche. Un vento improvviso e leggero che ci accarezza il viso in una giornata di quiete, altro non è che una loro dolce carezza, ma anche una folata di vento improvvisa che ci scuote e che attira la nostra attenzione su qualche dettaglio o particolare, è un loro segno per comunicare con noi. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione a quello che accade intorno a noi, tenendo sempre a mente che anche un leggero soffio di vento può dirci tante cose. Siamo sempre così presi dai nostri impegni quotidiani da dimenticare i nostri sogni, ma in realtà i sogni che avevamo da bambini sono legati alla nostra missione divina. Si tratta di riscoprire quello che allora ci faceva sorridere e battere il cuore, ma anche di portare alla luce il nostro vero potenziale. Gli angeli desiderano vederci spiccare il volo e vogliono aiutarci. Cercano di metterci in contatto con i nostri desideri più puri e ci invitano ad essere grati. Conoscono molto bene l'importanza della gratitudine per le piccole e grandi cose che la vita ci dona, ed è proprio con un cuore riconoscente che ci mettiamo nella condizione di attrarre ancora più benedizioni nella nostra vita. Gli angeli vogliono che impariamo a riconoscere la natura di questa vera ricchezza. Ci invitano ad apprezzare la nostra abbondanza, non solo materiale, ma anche affettiva. Riconoscere la fortuna di essere circondati da qualcuno che ci ama e da persone che amiamo permette al nostro cuore di aprirsi alla verità. Più chiarezza ci sarà nel nostro cuore, più possibilità avremo di realizzare i nostri sogni. In tutto questo saremo sempre sostenuti dalle forze angeliche. Non chiedetevi come sarà possibile realizzare i vostri sogni. Lasciate agli angeli il piacevole compito di costruire le sincronie
di cui sono specialisti. Mettetevi a disposizione, restate positivi e afferrate le opportunità che si presenteranno sul vostro cammino, la vostra volontà e i vostri desideri. Uniti all'aiuto fornito dagli angeli, spalancheranno le porte dell'abbondanza. E allora apriamo le ali, pronti a spiccare il volo, perché c'è tutto un universo da scoprire, dentro e fuori di noi. Connettiamoci con la nostra missione, con i nostri sogni e con l'aiuto degli angeli. È molto più facile di ciò che sembra. Non rimandiamo ancora. Basta solo volerlo, qui ed ora. E questo video si conclude qui, ma fammi sapere se credi negli angeli e nel loro aiuto. Ti aspetto nei commenti. Ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale, puoi condividere i miei contenuti con amici e parenti. È gratuito ed io te ne sarei davvero molto grata. E potrò continuare a creare nuovi contenuti per te. In ogni caso, spero di rivederti molto presto, nel prossimo video.